Marco Amelia è un ritorno in Abruzzo a distanza di qualche anno dall'esperienza di Vasto, insomma ci eravamo visti tante volte dopo le partite della Vastese. Che ricordo hai di quell'esperienza? Bellissimo, bellissimo, uno perché mi piace tanto la città, mi piace l'Abruzzo e ho conosciuto una terra che mi ha dato tanto, sportivamente mi ha fatto crescere perché comunque ho iniziato la carriera da allenatore, sono giovane per quello che riguarda poi il mio ruolo. Vasto è una piazza bellissima, i ricordi sono sempre belli, poi ho girato le città qui dell'Abruzzo conoscendo tanti amici, ancora oggi torno a Vasto spesso perché ho lasciato amici, questa è una terra meravigliosa, c'è poco da dire. Siamo a Roseto e siamo a pochi chilometri da Pescara, Pescara la realtà più importante calcisticamente della regione, so se avrai seguito quest'anno anche il campionato di Serie C, Pescara una piazza che fino a qualche anno fa giocava in Serie A, Serie B, ora c'è questa Serie C, e secondo te cosa bisogna fare per riportare il calcio abruzzese quantomeno in Serie B? Ma guarda, io credo che il Pescara quest'anno abbia fatto sì, probabilmente un campionato al di sotto di quello che sono le aspettative generali, però vedendo quello che hanno fatto le altre squadre c'era poco da stargli dietro perché le altre hanno fatto un campionato a parte. Piacerebbe allenare a Pescara? Beh sì, è normale, mi piacerebbe allenare a Pescara. Tra l'altro ho tanti amici, conosco il presidente Sebastiani, conosco tanti dirigenti del Pescara, conosco tanti giocatori del Pescara, tanti pescaresi.